Well ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Summer di Dragon Stake. Eccoci qua di nuovo ragazzi sul gioco di PewDiePie Legend of the Brofist. Qui il giorno dopo, perché ieri ho fatto uscire un video di PewDiePie, e oggi ragazzi andrò a fare un secondo episodio di questa nuova serie nel gioco ufficiale per smartphone di PewDiePie. Allora ragazzi, sono andato avanti un bel po' di livelli. Inoltre ho sbloccato delle difese, tra cui lo scudo di energia che ho comprato con i Broscoin, che vedete qui sotto a sinistra, e il Dottor Crab, il guaritore, che ci dà 3 vite durante il gioco se siamo in difficoltà. I personaggi ancora non ho comprato niente, anche se ho sbloccato Markiplier e Marzia. Uso ancora PewDiePie. Sono arrivato ragazzi a fare la missione della metropolitana, che è stata veramente difficile, dove c'era anche un dinosauro. E sono arrivato finalmente alle missioni del Polo Nord. Ne ho già fatte una, anche lì è stata un po' dura. E adesso andiamo a fare ragazzi il secondo livello della missione Nord Pole. L'ho provato ragazzi con difficoltà difficile e l'ho trovato difficile, quindi andrò a fare modalità facile usando PewDiePie e l'abilità del granchio. Ed iniziamo subito ragazzi con questa nuova missione. Allora mi trovo qui quindi nel Polo Nord, praticamente dobbiamo saltare tra un iceberg e l'altro, ci sono ovviamente degli ostacoli. Ovviamente ragazzi, andando avanti e indietro sugli iceberg si scivola, quindi bisogna stare molto attenti. Il gioco sembra facile ma in realtà non lo è per niente, ve lo assicuro. Ah, qui adesso fantastico, c'è pure il vento. Ma è troppo... Ecco, già è difficilissimo. Ok, per il momento sembra tutto ok. Ah, questa volta c'è il vento dall'altra parte invece. Intanto vi sto spezzando, barili, pezzi di... Meno male, siamo già a un buon punto. E vai, checkpoint, bello, perfetto. Qui c'è l'asbri di movimento. Soliti uccellacci da evitare. Wow, Matrix. Intanto i nostri due cannellini sono ancora vivi. Sto già scivolando sull'iceberg come vedete. Per il momento sembra procedere bene, perché c'è l'altra missione del Polo Nord che è veramente difficile. Ok, adesso inizia a fare... Adesso inizia a farsi difficile. Ci sono sti massi di ghiaccio che girano poi. Ragazzi, ok, ho attivato per esaurire l'abilità. Ho preso 3 vite. Ci sono sti massoni di ghiaccio che cadono al cielo, che sono veramente una rottura. Checkpoint, cos'è, ho vinto? Scenario ventoso fatto, e vai. Procediamo con un'altra missione, va. E vai. Ovviamente cade la papera, vuol dire che la missione è stata completata. Procediamo di qua. Montagne dello Yeti. No, c'è la nostra squadra. Tra l'altro lo squadra ragazzi si chiama Shannon, ve l'ho fatto vedere nel video molto tempo fa, nelle anteprime del gioco. Shannon, cosa ci fai qui? Alcuni barili diabolici mi hanno bloccata di nuovo. Come? Non hanno braccia. Aiutami. Ok, devo salvare Shannon. Ah, ok, devo liberarla. Perché sei così scivolosa? Prendiamoci la vita e procediamo. Liberiamo un'altra scena. Ah, sono... Devo liberarne altre 4. Tanto c'è la Yeti, stiamo attenti. Ovviamente devo prenderla. Sai che prendo la vita, no? Viene pure il lupo adesso. No, che palle, mi sono a cadere i massi. Che è morto, bella. Ah, Yeti non muore però. Che palle sti... E vai. Madonna che pro. Ciao bello.
Ok, ancora 3 da liberare, dai. Dove sta? Eccola lì. Aia, sono caduto. Ovviamente ci sono i massi che rompono le palle. Ok. No. Madonna che culo. E vai, ancora 2. No, ho sbagliato. Non sapevo. Andiamo a liberare l'ultimo, finalmente, l'ultimo squalo, Shannon. Ok, e anche l'ultimo è libera. Grazie, olle. Ehi, Cinnamon Tosken, l'altro youtuber. Cosa ci fai in un posto come questo? Sto cercando di fermare questi dannati barili. Devo alzarti da qui alla svelta. Ho visto barile di neve venire da questa parte. Chi è il boss barile di neve? Tieniamo fuori da questa tasca, è difficile sperare qui dentro. Ma giusto, dimenticavo di avertivi con me. Tempismo perfetto, Stefano. Sono bloccato qui giù, ho bisogno della tua vita. Ho avuto un'idea, mi attacco alla corda e do testimonianza del mio potere. Cinnamon Tosken che mi aiuta. Olè. Ragazzi. Olè ragazzi, anche Montana degli Idioti completato. Olè. Il video finisce qui ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio molto presto, come sempre sul terzo episodio di PewDiePie Legend of the Brofist. Ciao ragazzi, ci vediamo.